Doverosa premessa, come non eravamo dei campioni del mondo dopo aver battuto 3-0 in Lugano. Per carità, lì è stata comunque una bella Inter e delle belle indicazioni per me ci sono state per tutti. Non siamo allo stesso tempo però dei cessi immondi per questa sconfitta contro il Sion. Oddio, alcuni sì, eh. Parliamone in questo video, ragazzi. Dalbert, da amici miei, è uno di questi, è uno di questi perché, mamma mia, è stato scandaloso, per carità, oggi hai giocato a destra, ovviamente già a sinistra fai abbastanza ridere, a destra ovviamente le cose sono peggiorate, ma oggi hai fatto una partita veramente aberrante, addirittura manco con le mani, ragazzi, ha fatto una rimessa laterale, l'ha sparata così, l'ha regalata agli avversari in mezzo al campo, senza senso, senza senso, sbaglia le scelte. Sbaglia la postura col corpo, sbaglia tutto, non entra, si entra in contrasto, o va in ritardo, o va in anticipo, sbaglia in ogni caso, qualsiasi cosa, due piedi che non si possono guardare, clamoroso abbaglio, ragazzi, dell'Inter, di tanti di noi, me compreso, io non mi, non mi nascondo, Dalbert lo vedevo a Nizza, non era così, non era affatto così, ma qui a Milano sta palesando delle difficoltà proprio caratteriali, proprio questo si caga sotto anche in un amichevole, ragazzi, quindi... Spalletti oggi l'ha messa a destra anche per dare un segnale secondo me alla dirigenza che si aspetta un terzino destro in quella zona di campo, assolutamente La cosa più importante innanzitutto è che Nengolan non si è fatto niente, oh mi raccomando continuate a gufarla a Nengolan eh Ah ecco perché la Roma ci ha dato Nengolan quel rottame vecchio bollito, ma cazzo non siete in Io mi sono affacciato a fine primo tempo sui social, mamma mia ragazzi me ne volevo scappare Me ne volevo scappare. Affaticamento muscolare, per fortuna, leggerissimo. Nulla di grave. Voi bufate su Nengolan. Mi raccomando, siete pronti lì subito a puntare il dito. Una cosa pazzesca di questa sconfitta, ragazzi. La prendo con le pinze, come prendevo con le pinze la vittoria con Lugano. Però, tanti giocatori non mi sono piaciuti. Gagliardini, uno di questi. Gagliardini, figlio mio. Tu è giocare titolare nell'Inter, ma tolti i primi mesi di gagliardini all'Inter. Io ho visto un gagliardini imbarazzante, ragazzi. Imbarazzante. Anche tu è l'attenuante dal punto di vista fisico, che entri in condizione tardi perché sei uno lungo, grosso fisicamente. Ma figlio mio non ti reggi in piedi, non ti reggi in piedi, non corri, non ti muovi non, non hai manco il carattere per smistarti, per spostarti bene e dettare una linea di passaggio Perché hai paura che ti vengano a pressare addosso Non puoi fare il titolare nell'Inter in Champions, mi dispiace Io per questo mi aspetto un centrocampista vicino a Brozovic Ecco, per questo ridimensioniamo questa sconfitta A centrocampo uno buono avevamo e Nengolan dopo 20 minuti si è fatto male ed è uscito. È arrivati a quel punto, l'Inter praticamente non è esistita più in mezzo al campo, infatti, in mezzo al campo abbiamo sofferto tantissimo. Poi Gagliardini e Borca sono due che non corrono, e abbiamo sofferto tanto da questo punto di vista. Uno che mi è piaciuto tanto, e di nuovo, complimenti a te, ragazzo mio, è caramo. Caramo, ragazzi, è l'unico che oggi era in verbo. L'unico che poteva creare qualcosa, lo vedo già in condizione, lo vedo molto motivato, molto sul pezzo, ragazzi. impazzisco per Malcolm, ad esempio, però un caramo così lo voglio, lo voglio vedere in campo, lo voglio vedere in campo, assolutamente. Quindi onore a caramo, gran bella partita, mi è piaciuto tantissimo e continua così perché sei uno spettacolo, veramente. Primo tempo ha fatto quella giocata là poi il tiro, l'unico, l'unico che veramente è stato pericoloso. Politano qualche passettino indietro, anche se atleticamente l'ho visto sempre correre avanti e dietro abbastanza. Lautaro Martinez anche in una giornata non brillantissima come contro il Lugano, a me è piaciuto perché si vede che ha la tigna, ragazzi, lotta su ogni pallone, ci crede, quindi va bene così. Non mi preoccupa questo, ragazzi, a centrocampo manca pure Vesino e un altro vicino a Brozovic. La mediana quindi è totalmente diversa già ad oggi. Il mercato ci deve regalare ancora qualcosa, però D'Albert, da non lo voglio più vedere, onestamente. Aspetto il terzino destro come il pane. Aspetto un altro esterno perché per me ci vuole. Perché ad oggi, in questa Interpolitano Caramo si salvano. Poi c'è Perisic, che ovviamente deve tornare dal mondiale pure lui. E Un altro esterno, io lo andrei a prendere, onestamente. Malcolm lo vorrei, però, non deve togliere spazio a Caramo, che è l'unico che veramente oggi si salva, ragazzi. Fratelli miei, non, non c'è granché da dire su questa amichevole. L'1-0 è arrivato su un erroraccio di Padelli, ma Padelli ci ha parato il culo. Eh. Ha fatto tante belle parate oggi. Per me, le cose da veramente analizzare bene. Sono sul positivo Caramo e sul negativo D'Albert soprattutto, ma anche altri tipo Gagliardini per me non è pronta a fare il titolare dell'Inter in Champions League. Fatemi sapere la vostra ragazzi nei commenti sotto questo video. Un saluto a tutti, amici, ci sentiamo in questi giorni per nuovi video e vi, vo vi volevo dire una cosa, ragazzi, domani sarò ospite da Michele Borrelli su Interfan TV. poi domani faccio un altro video e viaggio. Ciao ragazzi, sempre amala e per carità, mo non ci mettiamo a piangere, non è successo niente, amiche. Ciao ragazzi.